La Biblioteca Classense, in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, ha organizzato un convegno internazionale sull'ispirazione dantesca del cinema di Federico Fellini. Due giornate di studi, oggi e domani 30 maggio, per approfondire la conoscenza dell'opera del grande regista e dell'influenza dantesca, grazie a importanti critici cinematografici europei e americani. Una o due giorni dedicata al grande poeta, ma dedicata soprattutto a come è stato interpretato in qualche modo attraverso il cinema di Fellini. Una o due giorni importanti che si tiene a Ravenna alla Classense e che in Italia ancora mancava. Sì, mancava in Italia, gli studi sono forse maggiormente frequentati altrove, però è un momento molto importante della fortuna di Dante, una fortuna che è articolata attraverso vari linguaggi. E noi abbiamo dedicato a questo evento, al quale crediamo molto, crediamo a questo tema, a questo ambito di ricerca, abbiamo dedicato proprio l'anno dell'anniversario, il maggio in cui cade l'anniversario della nascita di Dante. E naturalmente in Classense, perché la Classense è un luogo di tradizionali studi danteschi, come si sa. Questo è un momento, credo, particolarmente innovativo. Ripeto, ci crediamo molto, abbiamo studiosi di grande qualità e speriamo di porre il primo mattone di un percorso di ricerca che si svilupperà successivamente. Quanto il cinema italiano, in questo caso di Fellini, deve al grande poeta? Ma Dante è dappertutto in Fellini, dall'inizio alla fine, no? Ed è sia in maniera diretta, no? Ma che in maniera indiretta, viene completamente, continuamente suggerito, diciamo, dalle scene di Fellini. E probabilmente Fellini non sarebbe stato il Fellini che noi conosciamo senza Dante. Quindi era anche ora che si facesse qualche cosa su Dante e Fellini, ed è straordinario che si faccia qui a Ravenna, ovviamente, no? Per tanti motivi. Uno avrebbe pensato, ma perché non a Rimini? No, a Ravenna. E qui vi è la tomba del grande poeta in questo anno importante che è il 750° anno dalla nascita. Ma e senta, quali sono quegli aspetti evidenti nel cinema di Fellini che appunto riportano a Dante? Ma ad esempio il viaggio, il film che lui non ha mai fatto, Il viaggio di Mastorna, è semplicemente un viaggio nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso dantesco, con dei riferimenti sempre molto molto precisi. E basta pensare alla Roma della Dolce Vita, ad esempio, no? Che è una specie di inferno in terra, questo modo di mettere oggi, no? Quello che poteva essere il discorso di Dante allora, di presentarli in maniera contemporanea, diciamo così. No? Ma questo vale per Otto e Mezzo, no? Per me quella scena di Otto e Mezzo, quando Marcello si trova dentro sotto la galleria a Roma, è una specie di Dante che entra nella selva oscura, no? All'inizio dell'Inferno, della Divina Commedia. Quindi direi che c'è un po' dappertutto proprio. Dante è considerato anche il padre della lingua italiana, Fellini invece il padre del cinema, c'è anche questa unità. Però è Fellini che dice che la visualità della Divina Commedia è assolutamente straordinaria e quindi non si può riproporre al cinema la Divina Commedia come fu fatto nel 7, nell'8, nel 9, nel 1911, no? Infatti Fellini non vuole mai fare un film sulla Divina Commedia, no? E quindi la visualità della scrittura è la visualità dell'immagine di Fellini. Mi sembra che ci sia qualcosa di molto, no? Legato in questo. E c'è una Beatrice? C'è una Beatrice, a cominciare da Cabiria, ce ne sono tante di Beatrici. Sì, c'è sempre la Beatrice, Giulietta degli Spiriti, eccetera. C'è e come? Non una, però, più.